Appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Franco Scoglio di Messina, da Francesco Costanzo. È la 22esima giornata, la quinta di ritorno del campionato di Serie D, girone I. Il Messina, reduce dal pari di Castrovillari, quest'oggi ha solo un obiettivo in testa, che è quello della vittoria nella propria rincorsa verso i play-off. Di contro avrà un Marina di Ragusa che cercherà di imbrigliare i biancoscudati per portare a casa un risultato positivo per la propria corsa salvezza. Formazioni, Marina di Ragusa in campo con Pellegrino, Pietrangeli e Sidibe, Velachi, Puglisi, Giuliano, Mauro, Schisciano, Baldè, Diop e Di Bari. In panchina troviamo Noto, Cervillera, Mancuso, Carnemolla, Calivà, Iannò, Borrometi, Reducci e Suma. Allenatore il signor Salvatore Utro. Messina in campo con Avella, De Meio e Fragapane, San Pietro, Emiliano, Bruno, Arcidiacono, Buono, Lavrendi, Crucitti e Cafarella. In panchina troviamo Pozzi, Ungaro, Cinquegrana, Vuolo, Bossa, Buonasera, Cristiani, Manfre, Cataldi e Rossetti. Allenatore il signor Karel Zeman. Sta per essere battuto. Il fischio a Crucitti, a giro, la palla viene recuperata da Pellegrino. Il rilancio in profondità, cercare Arcidiacono in anticipo, poi riesce a difendersi in maniera dell'Accusa. Per poco Biccio Arcidiacono non fa solo quella sfera. Qua la prendi al dribbling, ubriacante dentro, palla allo scambio, Arcidiacono, buona posizione, ancora palla di ritorno imprecisa, ancora Messina che può recuperare palla. Occhio qui al tiro deviato e sborzato e facilita la presa da parte di Pellegrino, estremo ospite. Pare che verrà squadellata a centro area con molta probabilità. Il fischio arbitrale con la battuta, lo spiovente che viene bloccato da Avella. Se ne occupa Fragapane. Il rilancio in profondità, cercare Arcidiacono che supera l'avversario, sguscia via a Puglisi, ancora fronte Mancino, il traversone, Crucitti non ci arriva per un non nulla, centro aria per la deviazione aerea, con la sfera che si perde in fallo laterale. Schischiano, il traversone, occhio sotto porta, la palla fuori. L'ultimo a toccare il calciatore del Marina di Ragusa. Semplice rimessa da fondo campo. Duplice fischio arbitrale, tutti gli spogliatoi. 0-0 tra Messina e Marina di Ragusa. Purtroppo col nascere a vanificarsi l'azione della formazione biancoscudata. Poi dalla lunghissima distanza ci ha provato Diop. Questo buon movimento da parte di Rossetti, dentro il pallone interessante di Buonasera per Arcidiacono, punta l'avversario, fronte di sinistra, la palla è per Crucitti, cerca di liberarsi, non trova lo spunto per andare alla conclusione in porta, aveva fatto tutto bene, si era preparato per il tiro. Corner dalla destra per la formazione Iblea, il traversone, il colpo di testa. Ancora palla in area di rigore sul fronte Mancino, quindi la palla sul palo, palo da parte di Baldè e poi ripartire il Messina in contropiede, vediamo se c'è lo spazio per fare male agli avversari e non arriva a compimento lo scambio tra Manfre che poi fa fallo e si guadagna cartellino giallo. Infatti adesso palla in area di rigore, occhio qui, la spizzicata, la palla in rete, il vantaggio del Marina di Ragusa. Dovrebbe essere stato Giuliano a mettere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio Ibleo. Messina 0, Marina di Ragusa 1. Su Arcidiacono si accentra, lo scambio con Crucitti,
quindi spalle alla porta ancora la possibilità di affondo da parte del Messina con questo buono spunto di Mattia Rossetti, la respinta da parte di Pellegrino con Spera in corner. Manfre, quindi Bruno riapre su Arcidiacono ancora dalla sinistra, cerca di accentrarsi, pensa al tiro Arcidiacono, deve azione corner per la formazione bianco scudata che sta per essere calciata, bassa, la allunga Crucitti, vediamo se può andare alla conclusione in Messina, in area rigore la palla che viene poi recuperata con la bordata al limite dell'area di rigore, nettamente imprecisa. Vediamo se c'è tempo e modo per l'ultimissima azione, portiere fuori dai pali e non arriva Mattia Rossetti a trovare il bersaglio grosso con Pellegrino che difende la sfera e contemporaneamente arriva il tipico fischio arbitrale.